Di nuovo un KO al Palaroma, la legge del 3 è inesorabile augurandoci che sia finita qui. Ora è dura, 1-1 alla vigilia della doppia trasferta nel catino di Pesaro, dove i marchigiani fruiranno di un'autentica bolgia per un traguardo storico più appetibile con due turni consecutivi in casa. Indecifrabile il match numero 2, alti e bassi, un'altalena di rendimento e di emozioni, avrebbe potuto vincere o l'una o l'altra. Questa la costante sensazione sugli spalti gremitissimi più che in gara 1. La spuntata in un tesissimo secondo supplementare, un Pesaro che ha fatto appello a tutte le estreme energie aggrappandosi a un paio di prodezze di canale Taborda dopo aver rischiato a più riprese di subire contro un'acqua e sapone unigrossa a tratti tutt'altro che fortunata. Ma i biancorossi hanno avuto pure il merito di non mollare di un centimetro anche nei momenti di maggiore affanno, giocando peraltro, come del resto tutti si aspettavano, una partita completamente diversa rispetto alla prima, con un eccellente Marcelinho in campo, si è visto e sentito pure fisicamente, doppietta a parte. Come detto, a corrente alternata, il quintetto di Perez a tratti entusiasmante, trascinante, lucido e aggressivo, per il resto disattento, leggero in copertura, incomprensibilmente frastornato al di là dei meriti di un'avversaria ben gestita da Colini, soprattutto nella fase decisiva di coda. Rianalizzare serve a poco, si conta tanto sulle capacità piratesche di un acqua e sapone Unigross mai doma e soprattutto in grado di far cose strepitose paradossalmente lontano da casa. Contro Augusta e Napoli, imprese straordinarie sono state realizzate più fuori dall'Abruzzo che la presenza del pubblico amico. Certo, per tante ragioni, adesso sarà necessario un blitz titanico, ma se la cosa riuscisse non ci sarebbe stupore alcuno. Oltre ai valori tecnici, la squadra che detiene il tricolore è chiamata a tirar fuori un orgoglio speciale. Appuntamento a martedì 20:30, gara 3, a Pesaro, naturalmente diretta Sky. E intanto si tifa anche per le magnifiche ragazze di Marzuoli, bravissimi a conquistare la finale scudetto. Il Montesilvano mercoledì alle 18:15 diretta Rai Sport giocherà a Ruvo, patria del tecnico pugliese Bellarte, gara 1 contro il Salinis di Margherita di Savoia. Ritorno mercoledì 12 a Chieti, stessa ora, stessa diretta. Eventuale bella di nuovo a Ruvo mercoledì 19, ma alle 19. Amparo e compagne, chiamate a un'altra tutt'altro che impossibile impresa.